Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La seconda commissione consiliare ha visitato la discarica Scorie, la zona dei forni e quella della laminazione a freddo delle acciaierie di Terni. Il servizio di Marco Paganini. Numeri e modalità della produzione, impatto economico ed occupazionale dell'azienda, principali criticità ambientali come la contaminazione da cromo esavalente e le immissioni in atmosfera. Sono questi gli aspetti intorno ai quali si è articolato il sopralluogo della seconda commissione dell'Assemblea Legislativa alle acciaierie di Terni. La visita istituzionale, scaturita dalla richiesta avanzata dal gruppo regionale del Movimento 5 Stelle, ha riguardato la discarica Scorie, la zona dei forni e quella della laminazione a freddo. I commissari si sono soffermati a lungo nelle due aree del Parco Scorie dove vengono conferiti gli scarti della lavorazione, approfondendo le questioni dell'impermeabilizzazione, della capacità residua del sito e dell'ipotesi di un suo ampliamento, del possibile riutilizzo delle scorie di fusione, delle infiltrazioni nella sottostante galleria stradale e del nesso con l'attigua discarica comunale. Anche nella zona della lavorazione a freddo, i consiglieri si sono intrattenuti lungamente con i dirigenti dell'AST in relazione alle contaminazioni da cromo dei pozzi sottostanti registrate nel corso del 2018. Al termine del sopralluogo, il presidente Brega ha sottolineato che esso rientra nella doverosa azione di controllo della Commissione. Il confronto tra AST, Thyssen e Assemblea Legislativa, ha concluso, continuerà nei prossimi giorni all'interno della seconda Commissione, che inviterà i dirigenti dello stabilimento per completare gli approfondimenti iniziati a Terni. A Palazzo Cesaroni si è tenuto un incontro tra tutti i capigruppo dell'Assemblea Legislativa, rappresentanti dell'ANCE, l'Associazione Costruttori, Confartigianato di Umbria e Marche e le aziende impegnate sui lavori per il completamento della strada Perugia-Ancona. Ce ne parla Davide Mariotti Bianchi. Attivare un tavolo con il pieno coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture per risolvere i problemi della Perugia-Ancona. L'obiettivo è completare l'opera il prima possibile. È quanto chiedono tutti i capigruppo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria con un documento redatto al termine di un incontro che si è tenuto a Palazzo Cesaroni con i rappresentanti dell'ANCE Umbria, di Confartigianato dell'Umbria e delle Marche, e i membri del comitato delle aziende che hanno lavorato all'opera. Nel documento si legge che di fronte alle difficoltà delle aziende subappaltatrici che lavorano per la realizzazione della strada Perugia-Ancona per conto della Quadrilatero, si chiede l'attivazione urgente di un tavolo composto da Quadrilatero, ANAS Nazionale, Regione Umbria, Regione Marche e con il pieno coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture per affrontare le problematiche sorte durante la realizzazione dell'opera. Inoltre i capigruppo ritengono che nelle more del confronto fra i soggetti del tavolo non si debba riprendere l'attività della Perugia-Ancona senza l'impegno a definire i termini per la ripresa dei lavori stessi. Ancora viabilità. Il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Smacchi ha richiesto al presidente della seconda commissione consiliare Eros Brega di convocare i vertici compartimentali di ANAS e i sindaci dei comuni dell'Alto Chiascio per un aggiornamento sul completamento della statale 219 Piandassino e sulla manutenzione della statale 452 della Contessa. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, annunciano una interrogazione urgente alla Giunta regionale per sapere se intenda promuovere presso ANAS i necessari progetti per il raddoppio della Gubbio Branca e se vorrà finalmente proporre al Ministero delle Infrastrutture il cruciale ammodernamento della Terni Spoleto, informando se stia lavorando per farla includere o se sia già inclusa tra le arterie nazionali da riqualificare per l'accesso alle aree del sisma, evidenziando non solo le sottostanti e concrete esigenze di sicurezza stradale, ma anche le urgenze socio-economiche delle comunità locali e dell'Umbria intera.
Audizione in prima commissione dell'assessore regionale Antonio Bartolini sull'area industriale di Maratta nel comune di Terni. L'assessore ha illustrato la proposta della giunta di concessione del diritto di superficie a tempo determinato agli aggiudicatari delle concessioni d'uso dei terreni di proprietà regionale ubicati nell'area industriale Maratta. Bartolini ha spiegato che si tratta di un atto da approvare con urgenza, visto che si parla di aree molto appetibili sul mercato alla luce dell'attivazione dell'area di crisi complessa. Molte imprese hanno manifestato interesse per attivare nuovi interventi, ma serve questa modifica perché le banche, senza un diritto reale di superficie, hanno difficoltà nella concessione dei mutui. Con questa modifica il problema sarà risolto e, dopo l'ok dell'Aula, potranno partire bandi e avvisi. Il consigliere Claudio Ricci, gruppo Misto, annuncia la presentazione di una interrogazione avente per oggetto la cascata delle Marmore. Per Ricci occorre un piano di marketing operativo, riprendere la candidatura a patrimonio mondiale UNESCO e proporre a Terni un museo multimediale del paesaggio italiano di fiumi, laghi e cascate. La pillola abortiva. La Giunta non rispetta le indicazioni del Consiglio Superiore della Sanità e del Ministero della Salute sulla somministrazione in day hospital della RU486. Lo dichiara Sergio De Vincenzi, gruppo Misto Umbria Next, annunciando la presentazione di un'interrogazione per capire, sulla base dell'operato di quale organismo scientifico, di quali elementi scientifici, abbia stabilito la Giunta che i pareri del Consiglio Superiore della Sanità e le linee di indirizzo ministeriali potessero essere superabili al punto di considerare estendibile l'impiego della pillola RU486 anche in regime di day hospital. Nonostante il potenziale rischio per la salute della donna, sottolinea De Vincenzi, in quanto un ricovero in day hospital non esclude che l'espulsione possa avvenire al di fuori delle strutture ospedaliere. A 2 anni dal terremoto del 2016, l'ufficio stampa di Palazzo Cesaroni e il centro video hanno realizzato un documentario che ripercorre le varie fasi da quella della emergenza alla ricostruzione. Agosto 2016, ore 3:36. Una scossa di magnitudo 6, con epicentro a 1 chilometro ovest di Accumoli, squassa un'ampia area del centro Italia, provocando oltre 300 morti e quasi 400 feriti, quasi tutti nella zona compresa tra Amatrice e Accumoli, nessuno in Umbria. Il 30 ottobre la terra torna a tremare alle 7:40, questa volta con una forza ancora più devastante. Magnitudo 6.5, con epicentro a 4 km a nord-est di Norcia. Anche questa crisi non ha provocato morti e feriti in Umbria, ma se il 24 agosto il territorio umbro sembrava aver retto abbastanza bene, malgrado i danni, il 30 ottobre la terribile onda d'urto che nella linea di faglia farà sprofondare il terreno di oltre 70 cm provoca crolli e devastazioni in un vasto territorio compreso tra Norcia, Preci, Cascia, Monteleone di Spoleto. A livello umbro le difficoltà sono state abbastanza gestibili, in quanto fortunatamente non avevamo vittime, l'assenza di vittime aiuta a lavorare con tranquillità. Nel discorso più complessivo è chiaro che la vastità, il coinvolgere 4 regioni diverse in un territorio montano con una viabilità abbastanza difficile da percorrere, ha creato alcune difficoltà per raggiungere in tempi rapidi queste realtà. Nelle prime ore dell'alba poi sono alzati in volo gli elicotteri, hanno portato i nostri soccorritori sul posto anche via aerea, aiutando anche le squadre a dirigersi nei posti in cui c'era più bisogno del soccorso dei vigili del fuoco. Il 30 ottobre di 2 anni fa, subito dopo la scossa, fummo allertati e la situazione si presentò immediatamente molto delicata.
La centrale operativa del 118 ci ha immediatamente contattato, numerose erano le richieste di intervento, di soccorso, non soltanto nelle zone dell'epicentro, ma anche in territori un pochino più distanti. Sicuramente il sisma del 2016, sia nelle scosse del 24 agosto, ma soprattutto dopo il 30 ottobre, le grandi scosse del 30 ottobre, ha prodotto un livello di danneggiamento così esteso e così profondo che non avevamo dubbi avrebbe comportato una serie di difficoltà sia nella protezione della popolazione sia nell'avvio della fase della ricostruzione. Lesionati seriamente e inaccessibili i centri storici, messi in ginocchio siti industriali, artigianali e commerciali, sedi di pubblici servizi, luoghi di culto, stravolta la viabilità, isolato e distrutto all'80%, Castelluccio di Norcia, nel cuore dell'altopiano che caratterizza fortemente il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dominato dal Monte Vettore, che sul fianco mostra la lunga ferita del punto di rottura della faglia. Castelluccio, il presidio umano più alto dell'Umbria e dell'Italia peninsulare, quasi cancellato dal sisma, ma che nei due anni trascorsi ha assunto un alto valore simbolico di resistenza e rinascita. Ma il nostro intervento è stato anche quello di essere vicini alle popolazioni attraverso una presenza costante, continua, rispetto all'ascolto di tante esigenze, di tante questioni legate anche agli aspetti umani di questa vicenda e anche a quelle simboliche. Ne voglio ricordare una tra tutte, che è stata appunto con la comunità di Castelluccio nel momento in cui abbiamo cercato di restituire parte di una normalità attraverso il dono di un quadro che è stato appunto realizzato da Matteo Tassi e che voleva rappresentare la voglia di contribuire a quella rinascita a cui stiamo guardando con grande determinazione e convinzione. Ma anche nel resto del cosiddetto cratere i danni sono rilevanti. Ad Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino in provincia di Terni e poi a Cerreto di Spoleto, Poggiodomo, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto e Vallo di Nera in provincia di Perugia. Dal 24 agosto 2016 al 6 agosto 2018 sono state registrate oltre 92.500 scosse, 7 di magnitudo superiore a 5, 12 superiore a 4 e 3.500 di magnitudo uguale o superiore a 2,5. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono stati effettuati oltre 46.000 sopralluoghi, 10.000 gli edifici danneggiati, sono 7.412 le persone assistite, 5.206 in autonoma sistemazione, 1.762 nelle SAE, le soluzioni abitative d'emergenza, e 174 nei MAPRE, i moduli abitativi provvisori d'emergenza. Cosa ci insegna l'esperienza dell'Italia centrale e dentro questa dell'Umbria? Che forse l'Italia si deve dotare di una legge quadro che permette in automatico di gestire le fasi dell'emergenza, cioè quali diritti hanno i cittadini immediatamente senza perdere una parte iniziale che è molto delicata, quella in cui le persone si trovano fuori dalle abitazioni, con un quadro normativo già definito e non come accade oggi che ogni volta che c'è una calamità il Parlamento deve darsi delle norme per gestire questa calamità. La solidarietà concreta di privati cittadini, fondazioni, aziende e istituzioni ha permesso già dai primi mesi dal sisma di mettere a disposizione delle comunità strutture scolastiche e sociali, per ricostruire anche nell'emergenza il tessuto sociale strappato dal sisma. Molto è stato fatto in questi due anni nel passaggio dall'emergenza alla ricostruzione, che ora sta entrando nel vivo. Ma molto resta ancora da fare.
Sul cospicuo numero di edifici danneggiati sono ad oggi 1.300 le pratiche avviate, 370 i cantieri avviati, 70 i lavori conclusi. Poi la ricostruzione è iniziata, nei mesi estivi abbiamo avuto una forte accelerazione, tanto che rispetto ai dati che avevamo di febbraio, a distanza di 6 mesi abbiamo avuto un aumento del 60% sia delle pratiche presentate che delle concessioni contributive rilasciate. L'Umbria ha rilasciato 330 concessioni contributive, di queste 70 riguardano, di queste 70 addirittura sono conclusi lavori, sono lavori conclusi, e 260 cantieri in essere, per cui come si vede già sono centinaia ormai i cantieri avviati. Con le pratiche in lavorazione e quelle che sono presentate, complessivamente noi abbiamo 1.200 pratiche presentate, il che vuol dire una percentuale di circa il 15% del totale delle pratiche che noi ci aspettiamo saranno presentate per la ricostruzione. Ma oltre alle abitazioni private, beni culturali, edifici pubblici e luoghi di culto, la crisi sismica ha colpito duramente il sistema produttivo. Sono 393 le domande di delocalizzazione di attività produttive, commerciali, di servizio, per il 90% provenienti dai comuni di Norcia, Cascia e Preci, che gradualmente stanno ricominciando ad operare. Per contribuire al riavvio di attività agricole e di allevamento sono stati messi a disposizione 242 strutture prefabbricate tra moduli per ricovero animali e deposito. Nei nuovi siti si sono riavviate le prime attività commerciali e artigianali a Norcia, Preci, Cascia, Castelluccio di Norcia. E ha ripreso ad operare un importante presidio sociosanitario, come il centro di riabilitazione intensiva di Cascia. Dobbiamo adesso aprire la fase in cui è necessario recuperare tutti gli spazi pubblici che sono stati in parte danneggiati dal terremoto ed in parte utilizzati per la gestione dell'emergenza. È assolutamente necessario restituire alla comunità questi spazi per far sì che anche da questo punto di vista, per quello che riguarda il contesto urbano, si possa apprezzare una ripartenza. Fatichiamo invece ancora a far partire la ricostruzione, alcune decine di cantieri di ricostruzione leggera hanno finalmente aperto i battenti, per così dire. Fatichiamo, dicevo, a far partire la ricostruzione pesante. La condizione è in leggero miglioramento, si apprezzano alcuni segnali, anche le norme hanno probabilmente capito che vi è bisogno di semplificare, abbiamo bisogno di alleggerire le fasi istruttorie di determinazione del contributo, abbiamo bisogno di migliorare il rapporto che esiste tra l'ufficio speciale della ricostruzione e i professionisti. Il quadro normativo è molto rigido, quindi c'è assolutamente bisogno di una strettissima collaborazione. Noi siamo proiettati per la ricostruzione. Naturalmente la cosa importante su cui teniamo molto e vogliamo accelerare, vogliamo velocizzare, vogliamo realizzare è la ricostruzione, perché sappiamo solo che attraverso questa fase il paese riprende la sua attività, recupera il tempo perso, però questo, devo dire, insomma, trovano un po' di difficoltà. Sono arrivati i primi decreti di intervento di ricostruzione per quanto riguarda i privati. Un bilancio, ovviamente, diciamo, sulla parte della messa in sicurezza abbiamo fatto un circa il 90%, poi le casette sono state tutte consegnate il 27 aprile 2018, le delocalizzazioni, le prime sono state finite, quelle che sono arrivate le domande successive ne sono rimaste 2 o 3 che devono essere sistemate. E dei cantieri, dei danni leggeri stanno partendo, alcuni addirittura sono finiti, quello che manca sono praticamente le eche, non abbiamo avuto inizio di nessuna.
sono state soprattutto le criticità legate alla tanta burocrazia che ci ha visto impegnati sia nel periodo che ha riguardato tutta l'emergenza, siamo ancora in questo periodo, che le difficoltà legate alla ricostruzione. Nel nostro territorio i danni sono stati diversi e quelli più forti sono stati quelli ai centri culturali, quindi le chiese, a tutto quello che, e alle seconde case. La Regione Umbria ha offerto un ausilio normativo attraverso una specifica legge regionale, votata dall'Assemblea Legislativa a ridosso del secondo anniversario del sisma, con l'astensione delle principali forze di opposizione. Una legge che si propone di rendere più efficaci e calate nella realtà regionale umbra le norme nazionali per la ricostruzione e che produce una serie di strumenti innovativi definiti nel Master Plan per lo sviluppo dei territori della Valnerina e dello Spoletino maggiormente colpiti. Oggi abbiamo certezza di risorse economico-finanziarie sia per tutti gli interventi pubblici più importanti nei comuni del cratere, penso all'edilizia scolastica, all'edilizia sanitaria, ai beni culturali e a moltissime opere pubbliche che sono state gravemente danneggiate dal sisma. Ma soprattutto si è costruito un quadro finanziario che dà certezza ai cittadini sulla propria ricostruzione, quella privata, cioè l'automatismo che è stato previsto nel meccanismo di contribuzione fa sì che i cittadini decidano anche i tempi e le modalità con le quali avviare la ricostruzione delle prime e delle seconde abitazioni di tutti gli edifici privati che sono destinati ad attività economiche. Ma all'indomani dell'approvazione della legge Umbra, un emendamento al decreto cosiddetto Genova ha tolto ai presidenti delle regioni, vicecommissari alla ricostruzione, il potere di condivisione sulle ordinanze commissariali. Una decisione che di fatto declassa la funzione dei presidenti vicecommissari a mero potere consultivo. L'antichissima storia di questa parte preziosa dell'Umbria suggerisce che anche questa volta la vita sociale, economica, culturale ricomincerà a fluire e a svilupparsi, grazie alla forza di queste popolazioni, alla loro ormai comprovata capacità di resilienza, unita alla saldezza delle istituzioni locali e regionali, che nei decenni hanno saputo sviluppare, con il contributo di tutte le rappresentanze politiche, un'azione legislativa, amministrativa e di governo efficace, sia nella risposta di emergenza agli eventi calamitosi, sia nella fase della ricostruzione. Il sindaco sta avendo energia dai propri cittadini perché rileva voglia di fare, voglia di tornare a operare, voglia di tornare a lavorare, voglia di tornare a crescere, quindi confermo che intorno ai ruderi della Basilica di San Benedetto, intorno alla nostra piazza principale, quindi intorno alla Concattedrale di Santa Maria Argente, al nostro municipio, alla nostra piazza che è stato da sempre il nostro salotto, ricostruiremo la nostra città più bella e più sicura di prima. Due anni, giorni, ore, minuti caratterizzati sempre da quella voglia di tornare a vivere un territorio tra i più belli e caratteristici d'Italia. Prezioso patrimonio di chi lo vive da protagonista. Prezioso soggiorno di chi lo sceglie per immergersi nella natura. Una parte di Umbria che disegna fotografia e cornice di una storia fatta di arte, cultura, sapori e straordinario paesaggio.
Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.